Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in 35.000. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, siamo entrati nella stagione calda e qui è un susseguirsi di annunci, reveal e anche uscite di un certo peso. Non c'è tempo da perdere quindi, prima di iniziare però come al solito vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Iscrivetevi al canale perché la soglia dei 35.000 è solo l'inizio. In descrizione trovate tanti link, tutti da cliccare. Mi raccomando, fatelo. Io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo dall'angolo della poracciata con i giochi di giugno del Game Pass. Microsoft ha svelato quali saranno i titoli che entreranno a far parte del pass durante la prima metà di giugno e abbiamo un mese abbastanza interessante. L'headliner è sicuramente il ritorno di Amnesia con The Bunker, disponibile dal 6 giugno. Su Stacking poi ci ho lasciato un pezzo di cuore e di infanzia su Xbox Live Arcade durante l'epoca della 360, mentre Dordogne sembra l'aggiunta perfetta per un servizio come il pass. E visto che si parla di Double Fine con Stacking, non dimentichiamoci che durante lo showcase dell'11 giugno potrebbero esserci delle sorprese provenienti dagli Xbox Game Studios e non vorrei dire niente, ma sembra proprio che nell'aria ci sia il ritorno di Psychonauts. Teniamo le dita incrociate. Segnalo anche il ritorno delle offerte Days of Play di Sony, una campagna sconti che prenderà il via questo venerdì 2 giugno. Si tratterà del periodo perfetto per regalarsi un abbonamento di 12 mesi al Plus, visto che tutti e tre i livelli saranno scontati del 25% su un abbonamento annuale e io al momento non posso che consigliarvi il tier extra, quello di mezzo. E in più, questa mi era sfuggita, ma sapevate che ora è possibile usufruire del PlayStation Direct anche in Italia? Per festeggiare l'occasione sarà possibile utilizzare dei codici promozionali attivi dal 2 giugno direttamente sullo store Sony per ricevere degli sconti su accessori e giochi PS5. Ora un piccolo aggiornamento sulla questione Alan Wake 2 ed edizione fisica. Purtroppo Remedy ha annunciato che il suo prossimo titolo, Alan Wake 2, sarà pubblicato esclusivamente in digitale, in parte anche per tenere basso il costo del gioco. Incredibile ma vero, quei miti assoluti di THQ Nordic hanno iniziato a fare il filo a Remedy offrendosi come potenziali publisher di un'edizione fisica. In un tweet hanno infatti ricordato che all'epoca si occuparono della release fisica della versione PC del primo Alan Wake e sarebbero pronti a mettersi in prima linea anche per questo seguito. Che dire, speriamo in un bel colpo di scena. E visto che si parla di THQ Nordic, la settimana scorsa purtroppo non abbiamo avuto modo di parlare dello showcase dedicato a Alone in the Dark. A prescindere da tutto, va fatto un plauso a THQ Nordic per aver presentato in modo corretto il titolo. Abbiamo visto il gameplay, e anche tanto, gli sviluppatori hanno introdotto adeguatamente l'opera, parlandoci della sua struttura e delle ambizioni dietro al progetto, ed è stata resa disponibile una demo prologo, pensata per introdurre i giocatori al mood del titolo. Lo so, non si tratta chiaramente di un titolo AAA, ma il taglio cinematografico e l'incredibile rispetto per l'opera originale mi fanno ben sperare. Se ne avete l'occasione, date uno sguardo allo showcase e provate la demo e poi fatemi sapere che ne pensate. Tra i tanti eventi che sono passati in sordina c'è stato anche uno showcase di Marvelous Entertainment, dove sono state presentate delle cose alquanto inaspettate. Protagoniste di questa presentazione sono state due nuove IP in fase iniziale di pre-produzione, ovvero Project Magia e Project Life is RPG, poi un nuovo Story of Season, che sarà una sorta di MMO online, e due nuovi titoli per la saga di Rune Factory, ovvero Rune Factory 6, nuovo titolo della serie principale, e lo spin-off Project Dragon. A chiudere in modo totalmente random è stato il reveal inaspettato del seguito di Demon X Machina, Titanic Scion. Quanti di voi hanno giocato il primo episodio? Anche la serie di Dragon Quest ha ricevuto un bel update. Purtroppo non si hanno ancora notizie né del remake in HD 2D del terzo capitolo né dell'atteso 12° episodio, ma se non altro abbiamo una data per Infinity Strash, Dragon Quest The Adventure of Dai, un action RPG che uscirà su tutte le console, Switch compresa e anche Steam, il 28 settembre di quest'anno. Si tratta di un titolo ben diverso dai ritmi della serie principale, ma il fatto che sia basato sul manga, le avventure di Dai, è di sicuro un valore aggiunto non di poco. Io mi ricordo addirittura l'anime su Italia 1.
mi sa che sto diventando vecchio. E chiudiamo citando Tekken 8. Non tanto perché è doveroso citare quest'altro picchiaduro storico in una puntata dove Street Fighter 6 è uno dei protagonisti assoluti, ma perché l'ultimo personaggio svelato, il ritorno di Brian Fury, ha creato un po' di casino. Il trailer è infatti sfuggito agli account social di Bandai Namco Europe, generando un bel trambusto. Mentre il producer della serie, Michael Murray, si è scusato con i fan, il mitico Arada ha cazziato tutta la divisione europea di Banco. Il tweet è stato cancellato, ma per fortuna c'è chi lo ha salvato. Dai, Arada si conferma numero uno indiscusso. Va bene, passiamo alle notizie del giorno, anzi forse sarebbe più corretto dire le notizie della settimana, perché ormai è da un po' di tempo che si parla di questo fattaccio che si è trasformato un po' in una telenovela. Cosa sta succedendo tra Nintendo e Dolphin? Siamo arrivati al capolinea per quanto riguarda questo famoso emulatore Wii e GameCube? Qui urge fare un riassuntone di tutto questo casino. Vi ricorderete che era stato recentemente annunciato che il popolarissimo emulatore Dolphin sarebbe presto arrivato su Steam, con tanto di pagina dedicata già attiva. Diventare un software presente sulla piattaforma di Valve a livello pratico cambia ben poco. Dolphin rimane un progetto gratuito scaricabile anche su GitHub, ma l'inclusione nel database di Steam è più che altro un importante riconoscimento e una vetrina di esposizione non da poco. Insomma, un bello smack a Nintendo, se si pensa che questo significherebbe avere a portata di mano su Steam Deck un emulatore in grado di trasformare il PC portatile in un GameCube ambulante senza alcuno sforzo. Quindi, qualche giorno fa è arrivata la notizia. Sembrava che Nintendo avesse costretto Valve a rimuovere Dolphin da Steam presentando un reclamo DMCA, indicando quindi in modo legittimo la violazione della proprietà intellettuale. Qui si è aperto il primo problema e cercherò di spiegarvelo nel modo più semplice possibile, perdonate se ci sono delle semplificazioni eccessive. Solitamente gli emulatori non sono soggetti a questi tipi di reclamo perché programmati su codice inedito e non riconducibile alla console originale. I problemi nascono con l'utilizzo delle ROM, che mai vengono fornite direttamente dagli autori di questi software, e dai, immagino che sappiate un po' tutti quanti a memoria la storiella del utilizzate le ROM solo se siete in possesso della copia originale, altrimenti cancellate tutto, eccetera eccetera. Beh, con Dolphin la situazione è a quanto pare molto più complessa, perché al suo interno vengono utilizzate alcune chiavi di decrittazione, le cosiddette Wii Common Key, necessarie per avviare le ROM, che risultano essere proprietarie di Nintendo e della tecnologia Wii. Un autogol abbastanza clamoroso, visto che elementi del genere sono inclusi nei BIOS delle console che solitamente vanno scaricati esternamente e non sono forniti da chi produce l'emulatore. Ma quindi Nintendo si è messa a scandagliare riga per riga il codice di Dolphin nel tentativo di trovare qualcosa a cui appigliarsi legalmente per tirare giù l'emulatore? Magari non solo da Steam? Non è proprio andata così, visto che una ricostruzione più accurata dei fatti ha messo in luce come sia stata Valve a interpellare Nintendo in primo luogo, domandandogli se fosse tollerabile dal suo punto di vista la presenza dell'emulatore su Steam. Nintendo quindi avrebbe proceduto con un cease and desist, che più che altro è una sorta di diffida nel continuare a distribuire l'emulatore e non l'inizio di un procedimento legale. Quindi, a conti fatti, la situazione è questa. Il progetto Dolphin va rivisto perché incorpora al suo interno elementi proprietari di Nintendo e l'emulatore infrange il DMCA e Valve per questo non può permettersi di tenere un software del genere sulla sua piattaforma. Nulla vieta però al team dietro Dolphin di aggirare questo ostacolo, riproponendo in futuro una versione sicura dell'emulatore. Di tutto questo rimane però la dichiarazione di Nintendo, che ha giustificato così le sue azioni sulle pagine di Kotaku. Utilizzare emulatori illegali o copie illegali di giochi danneggia lo sviluppo e, in definitiva, soffoca l'innovazione. Nintendo rispetta i diritti delle proprietà intellettuali delle altre compagnie e, in risposta, si aspetta che gli altri facciano lo stesso. Non che ci si aspetti altro da una grande azienda, però andrebbe fatto notare come sono numerosi i casi in cui ricorrere all'emulazione è l'unico modo per riscoprire glorie del passato dimenticate dai publisher stessi. Ad esempio, emulando un qualsiasi titolo GameCube non è che vado a fare direttamente un danno a Nintendo, più che altro non mi rivolgo al mercato dell'usato. Ecco, definire scenari del genere come innovazione soffocata mi sembra un tantino esagerato. Voi che ne pensate? Ma bene, passiamo alle notizie del momento, perché freschissime sono appena uscite le recensioni di Street Fighter 6 e porca miseria che razza di annata che è il 2023. Capcom è ufficialmente in stato di grazia. Il publisher non ne sbaglia una da anni. Anzi, non è che semplicemente pubblica titoli interessanti, ormai sforna un capolavoro appresso all'altro.
E così questo Street Fighter 6, almeno secondo le prime recensioni, non solo si conferma essere una sorta di rinascita spirituale per la serie dopo il controverso quinto episodio, ma in più anche quello che probabilmente verrà ricordato come uno dei picchiaduro migliori di sempre. Il bello è che le recensioni entusiastiche provengono sia dagli hardcore gamer, super interessati all'aspetto tecnico di queste produzioni, sia dagli appassionati del genere che però non sono attratti dal lato competitivo dei fighting game. Si era lecito aspettarsi un combat system in grado di onorare la tradizione della serie, e così è stato, mai mi sarei aspettato così tanto entusiasmo rivolto ai contenuti single player di Street Fighter 6, che sembra presentare un pacchetto completo in grado di intrattenere a lungo anche chi gioca principalmente in giocatore singolo. Inoltre, altro aspetto da non sottovalutare, in tanti hanno sottolineato come si tratti di un gioco perfetto per i neofiti del genere, visto che presenta una curva di apprendimento bilanciatissima, grazie all'integrazione di un tutorial impeccabile. Insomma, ero curioso di provare Street Fighter 6, ma dopo le recensioni non sto veramente più nella pelle. Tutto questo poi senza prendere in considerazione che proprio in questi istanti stanno uscendo le recensioni di Diablo 4 e non ho tempo per parlarvene, ma anche questo viene incensato dalle recensioni e presentato come uno dei migliori action RPG di sempre. Magari nei prossimi giorni ne parleremo in modo più approfondito, però dai, sul serio, ma vi rendete conto che razza di annata è stata il 2023 per il mondo dei videogiochi? Per me si tratta di uno dei migliori anni di sempre. Abbiamo avuto un capolavoro appresso all'altro e non siamo neanche a metà dei 12 mesi. Che ne pensate di questo 2023? E chiudiamo, poracci, parlando al volo di Silent Hill Ascension. Andiamo con Ascension. Ascension è uno dei progetti collaterali annunciati durante il Silent Hill Showcase dello scorso anno. Non è che si riesca bene a inquadrare questa produzione, visto che non si tratterà di un videogioco a tutto tondo, quanto piuttosto di una sorta di esperienza interattiva dove lo sviluppo della trama sarà delineato dalle scelte dei giocatori. Anzi, forse sarebbe meglio chiamarli spettatori. Insomma, ho un po' di perplessità nel capire cosa sta cercando di fare Genvid Entertainment con questa serie interattiva in live streaming, così viene presentata. Ma il trailer, se non altro, ci aiuta a capire l'identità stilistica del titolo e anche che tipo di narrativa porterà avanti Ascension. E non lo so, poracci, sono molto in dubbio. Da una parte sembra catturare l'essenza di Silent Hill, sia per quanto riguarda il design dei mostri che per i temi trattati dalla storia. Dall'altra però questo trailer mi sembra una spettacolarizzazione troppo didascalica di quel fascino molto più misurato degli episodi classici di Silent Hill. Sono curioso di sapere la vostra, però con la pubblicazione di questo trailer si apre uno scenario molto interessante. Infatti il leaker Dusk Golem aveva affermato, prima della pubblicazione di questo trailer, che nei giorni successivi sarebbero stati condivisi sui canali ufficiali ben 3 trailer relativi alla rinascita di Silent Hill. Quindi, tolto Ascension dall'equazione, nei prossimi giorni potremo vedere qualcosa sul remake di Silent Hill 2? Ecco, in quel caso ho veramente paura. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto, nei commenti, per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che ringraziarvi per il grandissimo traguardo dei 35.000 poracci, questa sì che è una vera armata non violenta, e vi do appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi state sempre attentissimi. Oppure, semplicemente, attivate la campanella delle notifiche. Mi raccomando, nel frattempo fate i bravi, riposatevi, dormendo, sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro 35, Michele Mila, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Partiamo dall'angolo della poracciata. Mi sa che la voce sia un attimo... Vabbè, qualità. Golo, de golo, de golo, de golo, de golo, de golo, de golo.